Ultima puntata di Notte Locale, Icona Pop, lo studio in festa. Eh sì, siamo nel 2013 e I Love It cantavano appunto Icona Pop. Allora, caro Giuseppe, questa settimana ci rivolgiamo al maestro, ecco. Tante fan vanno sicuramente al maestro al maestro c'erano tante persone a Giambito durante il corso della settimana, ma una in particolare mi ha domandato di lui, una fan una affezionatissima, fan. Sempre si preoccupa. Nostro, ecco, del Gianvito proprio. No? Sì, sì, è proprio pieno di fan. Ma vediamo cosa è successo. Gianvito, ciao, lo sai chi c'è qua? Una professoressa che è andata a prendere il caffè al bar. Mi scusate del disturbo. Prego per te, per l'esame che devi fare, ciao. Gli esami del sangue, che abbiamo detto che donatore Avis, Gianvito. No, l'esame del donatore che del sangue e anche l'esame della tua gentilezza che hai. Ciao! C'è qua? Una professoressa che è andata a prendere il caffè al bar. Mi scusate del disturbo. Ma si figuri signorina, qual è il disturbo? che fan, Gianvito, ma proprio ti cercano all'impazzata. Sono senza parole. Ah, è proprio rimasto commosso. Bene, bene. Basito. La novità della settimana. Basito. È rimasto bassino. Va bene, Giuseppe, annunciamo la novità della settimana. Secondo estratto dall'album Giro del Mondo. Stiamo parlando del grande Luciano Ligabue. La novità della settimana è Non ho che te. Su Radio Notte Locale è il momento di novità. Questa è Notte Locale. Ma la notte, no. L'inferno è solamente una questione temporale, a un certo punto arriva, punto e basta. A un certo punto han chiuso l'ingresso principale e hanno detto avete perso il posto. È vero, il mio lavoro è sempre stato infame, ma l'ho chiamato sempre il mio lavoro. E ci ha spostato sempre un po' più avanti la pensione, ma quello adesso è l'ultimo pensiero. Non ho che te, non ho che te. Se ti offro così poco, non ho che te, non ho che te. Volevo darti tutto ciò che avrei dovuto, volevo darti tutto ciò che avrei voluto. L'inferno è solamente una questione personale, all'improvviso il posto che frequenti. In banca sono gentili ma non mi danno niente, la stessa gentilezza del serpente. I giorni sono lunghi, non vogliono finire, le luci sono quasi tutte spente.
Il sindacato chiede un'altra mobilitazione per quelli che ci sono ancora dentro. Non ho che te, non ho che te, che cosa ho fatto per meritarmi tanto? Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se non ti darò abbastanza, ti chiedo scusa se ti chiederò pazienza. L'altro giorno ho visto il titolare, aveva gli occhi gonfi, la giacca da stirare. Mi ha visto, si è girato, stava male, aveva gli occhi vuoti, la barba da rifare. L'inferno è solamente una questione di calore, com'è che sento il gelo. Gran bel pezzo, Gian Oliabue è qui in diretta ancora su Radio Terra Locale, la nostra notte locale, 5 minuti dopo mezzanotte. E adesso, caro maestro, eh sì, allora arriva un momento che ovviamente ci mancherà, perché ovviamente siamo in chiusura di questa stagione radiofonica. Confermiamo la rubrica? Ma per l'ultima volta, radiofonicamente parlando. Ecco, e stagionalmente parlando, ovviamente, perché l'abbiamo ripromosso in una nuova formula. L'anno prossimo già abbiamo la formula, ma non cambia. Ma non cambia la sostanza, signori e signori, popolo di Radio Locale. Per voi, tutto per voi, il professore con i suoi numeri della Swick. Professore, bentornato a questa ultima rubrica. E allora, ci dica i numeri della settimana. 3, 13, 70, arrivederci. Non posso rimanere più di tanto. No, numeri dell'otto. Dove? Devo andare. Ugolino. Perché il 70? Ma almeno dica il 70 perché. Devo andare, arrivederci. No, professore, guardi che la licenziamo, mi ci dica il 70. Oggi può essere un gran giorno, datti un'opportunità. Yeah. Vabbè, ma è stata tutta una bolla, è una bolla. Ah, sì, cioè, pazienza. Va bene. Un cielo in valigia. Comunque, grazie professore con i suoi numeri, ce li ricordi un'altra volta? Non li ricorda? No. Nemmeno io. Bene. Vabbè, ha dato davvero i numeri. Allora, noi siamo a conclusione di questa puntata, ma ancora un'ultima notiziola pazza per voi, perché arriva questo... È una sorta di lavoro. Abbandona, pensate, il lavoro, quello originale, per il twerking. È una cosa, è una sorta di ballo che è in voga dagli anni 90 e sta in questi ultimi anni spopolando grazie a numerevoli video postati sui social network. Il sensuale e rapido movimento del bacino, che fa sicuramente tanto Giovanni, crea una danza sensuale e divertente, motivo per cui i video di twerking anche del nostro professore Gurrieri sono sempre i più visualizzati. Pensate, peccato che i tuoi li bloccano gli inviti, altrimenti certo, ma io non faccio il twerking. Lo sai cosa faccio? Troppo sceni. Lo sai cosa faccio? Non lo so. Finisce sempre in ing e inizia con la F. Footing. E c'è così chi decide di lasciare il sportivo. Sì, certamente. C'è chi decide di lasciare il proprio lavoro per dedicarsi quindi a pieno tempo a questo twerking online. Anche questo online, professore, ma fa tutto online. Ed è il caso di questa Jessica. Questa è riferita anche a me, notizia. Sì, sono sempre come Jessica, che è questa ex insegnante degli Stati Uniti di 22 anni, che dopo aver scoperto quanto è possibile guadagnare pubblicando i video di questo ballo. Io non solo credo guadagnare, se è un ballo ci guadagnano anche gli altri, certo. sicuramente ancora ci guadagna il nostro professore quando si muove il bacino. E quindi anche questa Jessica ha deciso di fare questo lavoro a tempo pieno. Bene,
Professore, non faccia a tempo pieno il twerking, perché sennò poi chi ripara i rubinetti a Chiaramonte. Noi siamo a conclusione, ma un altro grande successo qui su Notte Locale. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay, don't be a fool for the city nights. I know it's cool, but it's only light. Il bello della diretta, buoni, buoni. Professore Currino, due, impreparato e licenziato. Da presentare qui il colonnello Giuliaccio. Lo presenta, chi lo presenta questo colonnello? È emozionato, capitolo, è molto emozionato il professore. Non sto capendo niente. Bene, allora arriva Radio Tele Locale, il nostro grandissimo, notissimo maresciallo, colonnello, colonnello Giuliacci, che ci illustrerà il meteo di questa settimana e soprattutto quello di domani. Buonasera, le previsioni del tempo, grazie professore, si avvicineranno nel corso della settimana numerosi venti. Maestrale, greco, libeccio, vincerà quest'ultimo in folata. Poi arrivano gli applausi, tanto attesi. Sì. Domani il tempo su Chiaramonte con il fiorellaggiato diffuso, vento da sud-est con intensità di 23 km/h, raffiche fino a 29, temperatura minima di 16 gradi e la massima è di 28. Da dove è che viene il vento? Da nord, da ovest-est. Abbiamo detto che il vento sarà non nuvolevole, no, no, strano, il vento è sud-est, che il vento soffia. Devo andare a fare un corso di aggiornamento, scusate, buona vacanza a tutte. Grazie, almeno non la sentiremo fino all'anno prossimo, grazie. Grazie che avete rinnovato il contratto. Non è sicuro. Ricordiamo che il sole nasce sempre. Non risulta. Il sole nasce sempre di sotto, di sotto, di sotto, di sotto, ormai di sopra, mai di sopra. Bene, applausi, bene, applausi, bene, applausoni. Applausi. Bene, allora noi siamo a conclusione di questa quinta stagione radiofonica. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato con noi, grazie a tutti i nostri partner commerciali che ci continueranno a sostenere, e grazie al nostro professore Currieri, grazie al nostro Vincenzo Burafato, grazie al nostro Peppe Terranova, grazie al nostro Giovito Messina, eccetera eccetera. Grazie anche al nostro programma di Paolo Fornaro, che appunto è stato con noi in quest'altra stagione radiofonica. Grazie a Giovito Messina per Viva l'Italia. Per il, lo so se lo conoscete, ci risentiremo l'anno prossimo con questo, Viva l'Italia, con Viva l'Italia, con Viva l'Italia, sempre a meno che non si è trasferito un maestro, no. Viva la Scozia, viva la Germania, no. Viva la gita, la Gina, la Gina, la gita del riso, territorio abbastanza ambito dal maestro, che vuole sempre conquistare, non si sa il perché. Non è vero, non è vero, non è vero. Quindi grazie a tutti gli amici che sono stati con noi, grazie anche a Evolution che è stato con noi, e quindi noi continuiamo per tutta quest'estate con tante dirette radiofoniche, tanti eventi in giro per la nostra bellissima Sicilia.
E ovviamente anche radiofonicamente parlando avremo il nostro programma che gusterete l'estate, ecco, con le hit del momento, delle summer hits e con tante ancora bellissime notizie. Ma ricordateci ragazzi i nostri prossimi eventi. Sì, allora i nostri prossimi eventi pubblici, lo ricordiamo, sono domenica 21 giugno alle ore 9 a Comiso per il raduno delle Fiat 500.